Allora, io direi di non attendere oltre e inizio a condividere lo schermo. Vi saluto tutti, vi ringrazio di essere qui. Diamo avvio a questo webinar che tratta dell'atmosfera adatta al tuo film con la Color Correction. Avviamo la condivisione dello schermo. Avete avuto alcune pagine all'interno della board e una risorsa video che utilizzeremo questa sera per fare un esercizio. Avete aperto, se avete il computer sotto mano, DaVinci, utilizzeremo la sezione Color, l'ambiente di coloring, e in particolare in questo webinar utilizzeremo alcune pagine di un libro che sto finendo di scrivere, ormai è quasi concluso, su DaVinci, il montaggio perfetto, introduzione e nozioni di base e anche qualche elemento avanzato di cui ci occupiamo anche stasera. L'argomento della color correction è importante e rientra all'interno delle fasi di montaggio. Che ci portano a costruire la nostra storia filmica. Queste fasi le abbiamo già viste nel primo webinar e partono dal draft cut, cioè da un'elaborazione grezza del montato, per poi arrivare al final cut. Ecco, la color si situa dopo, diciamo, il montaggio finale, quando ormai tutte le sequenze sono montate con precisione, i raccordi sono sviluppati bene. A questo punto interviene la color e poi tutto il resto che riguarda una messa a punto finale e poi l'uscita del nostro filmato. Quindi noi ci collochiamo qui, in questo processo. Abbiamo costruito il film, l'abbiamo messo a punto, abbiamo sistemato i raccordi, le operazioni che dovevamo fare di sincronizzazione con l'audio, grosso modo, le abbiamo applicate. Adesso dobbiamo mettere a punto la colorazione. Ora, colorazione che cosa significa? Non significa certo che noi diamo al nostro filmato un sfondo giallo o una tonalità blu, non è questa la questione. O che ci mettiamo a colorare, anche se fosse possibile, naturalmente, dei film che potrebbero essere stati girati in bianco e nero e noi li vogliamo colorare, un po' come si fa per i vecchi film. Non c'entra niente di tutto questo. La color correction riguarda essenzialmente tre fasi, che sono queste che vi ho indicato all'interno di questa pagina. Allora, partiamo da un'origine che riguarda la registrazione del film originale. Questa, per esempio, è un'immagine che rappresenta la registrazione, proprio il girato di Matrix in questo caso. E vedete l'attore qui con questa strana colorazione, perché l'immagine si presenta, vedete, molto bruttina. È un'immagine piatta, c'è poco contrasto, i colori non vengono fuori bene, è un'immagine da sistemare. Allora voi vi chiederete per quale motivo, con tutte le attrezzature che ci sono all'interno del cinema, ci si può imbattere in una registrazione di questo genere, cioè essenzialmente noi potremmo dire giudicare come malfatta. In realtà non è una registrazione malfatta, è una registrazione che è volutamente fatta in questo modo, perché viene registrata attraverso dei sistemi che si chiamano log, sono dei formati che consentono di realizzare in post-produzione lo sviluppo di queste immagini, lo sviluppo del clip. In realtà questo tipo di registrazione contiene un sacco di informazioni che però non vengono espresse direttamente all'interno dell'immagine, ma devono essere interpretate, e saranno interpretate attraverso dei LUT, che sono dei sistemi, diciamo così, di decifrazione di questo linguaggio, che è molto particolare perché contiene
una serie di metadati che consentono poi in post-produzione di compiere dei lavori straordinari. Vi ho parlato subito di questo, che è l'argomento più complicato, perché di questo noi non ci occuperemo ovviamente all'interno di questo webinar, perché è un argomento che riguarda gli strumenti di registrazione, quindi videocamere, apparecchiature fotografiche che riescono a registrare in questo modo e così via, e poi riguardano tutta una serie di tecnologie per le quali occorrerebbe molto tempo e delle competenze particolari, ma soprattutto non interessano la maggior parte di voi, perché i vostri dispositivi di registrazione producono delle immagini che tendenzialmente sono già presentano già un aspetto che è fruibile, che è vedibile, anzi in determinati casi presentano anche un aspetto eccessivamente marcato, quindi troppa cromaticità, troppo contrasto, colori molto vivi, e quindi voi vi trovate a che fare con un materiale di questo genere. Però la color correction riguarda quindi come prima cosa la sistemazione delle immagini di origine, per arrivare a quale punto? Per arrivare a questo risultato. Questo risultato si ottiene attraverso due operazioni che vengono definite come color primaria e color secondaria. La color primaria serve per portare le immagini ai corretti valori e quindi, come vedete in questo caso, il colore della pelle è esattamente quello che appare nella realtà, così anche lo sfondo. La color secondaria riguarda alcuni aspetti dell'immagine, per esempio possiamo correggere degli errori, cambiare dei colori all'interno del clip, sostituirli, perché la color secondaria non investe tutto il clip, tutta l'immagine, ma alcune parti di essa. Allora, ricapitolando, spero che il processo sia chiaro, noi partiamo da un'immagine che può essere anche di questo tipo, oppure può essere anche un'immagine registrata con i vostri smartphone e quindi che si presenta bene all'occhio umano, ma che potrebbe avere dei problemi. E quindi con la color primaria e con la color secondaria noi correggiamo questi problemi. Facciamo in modo che l'equilibrio cromatico di illuminazione, di saturazione all'interno della nostra storia siano corretti. Corretti vuol dire anche, come vediamo tra due minuti, che stiano all'interno di determinati valori. Poi vediamo che cosa significa questi valori. Abbiamo però anche un secondo passaggio che è possibile ed è estremamente interessante, e che è il grading. Cioè è un passaggio questo che serve per creare stile e atmosfera all'interno del film. E allora noi in questo caso abbiamo esattamente Matrix. Qui questa rappresenta l'immagine corretta, diciamo equilibrata da un punto di vista naturale, questa invece è ciò che noi vedremo all'interno del film. Se voi notate, i migliori film presentano un grading, uno stile, un'atmosfera particolare. Servono proprio per la storia, e per far risaltare alcuni elementi di questa storia, per creare un'ambientazione nella quale lo spettatore possa sentirsi catturato, possa farne parte. Vedete che è molto diversa la riproduzione di un aspetto normale, naturale dell'immagine rispetto invece all'attribuzione di uno stile. Perché è importante questa differenza? È importante da un punto di vista psicologico, perché noi siamo abituati a vederci così. Se voi, specialmente le mie colleghe, avessero la fortuna di incontrare questo famoso artista per strada, lo riconoscerebbero certamente e apprezzerebbero l'immagine naturale che vedete in questo fotogramma. Ora però questo è anche quello che voi vedete tutti i giorni quando incontrate le persone. Incontrate le persone e le vedete esattamente così. Questo non è un buon punto di vista in linea di massima, con le dovute eccezioni ovviamente, però in linea di massima non è
un punto di vista straordinario. Perché? Perché specialmente all'interno di alcune storie, per esempio alcune storie che si presentano particolarmente drammatiche, romantiche o d'azione o che devono suscitare delle emozioni particolari, lo spettatore, proprio da un punto di vista della psicologia visiva, preferisce cogliere e coglie meglio una rappresentazione di questo genere rispetto a una presentazione tradizionale. In effetti, noi siamo abituati a vedere nella vita quello che la vita ci offre, e dunque nel momento in cui andiamo al cinema siamo portati ad apprezzare invece di più qualche cosa che in un certo senso si discosta dalla realtà, senza travisarla completamente, ma che è in grado di rappresentarla attraverso delle caratteristiche che i nostri occhi appaiono nuove, appaiono interessanti. Ecco il motivo fondamentale per cui nel cinema si applicano delle soluzioni di color correction che ci portano a stabilire un grading, cioè uno stile, un'atmosfera. Questo vale solo per il cinema, no, vale anche per le vostre storie, vale anche per i vostri videoclip che girate in vacanza, per esempio, che poi volete comporre in qualche cosa che dura anche solo 2 o 3 minuti, ma sapete adesso che attraverso questa applicazione che si chiama DaVinci voi potete sviluppare queste fasi e quindi potete cercare di lavorare sul vostro stile di rappresentazione delle immagini, che poi sono quelle che mostrano la vostra storia. Cercheremo di farlo, di spiegare questa parte in modo che appunto tutti la possiate capire e poi chi è più interessato ad approfondirla possa avere degli spunti per andare avanti. La prima cosa che bisogna fare all'interno di DaVinci è lavorare sulle proprietà del progetto e su quello che si chiama lo spazio colore. Adesso vediamo in cosa consiste esattamente questo spazio colore, però voi dovete sapere che esistono diversi modi di cogliere i colori o di mostrarli. Per esempio, una televisione HD può mostrare i colori in un certo modo, e l'occhio umano li coglie in un certo modo, e così via. E se voi volete trasmettere quello che avete fatto per televisione, oppure addirittura al cinema, o attraverso un proiettore professionale, oppure una semplice LIM, voi dovete tenere conto che non tutti i dispositivi trasmettono il colore nello stesso modo. Per questo esistono dei valori, erano i valori di cui vi parlavo prima. Uno dei valori più comuni è il REC 709 con gamma 2-4, perché è il valore standard attraverso il quale vengono trasmessi i filmati broadcast via televisione e HD. E voi vedete che nelle impostazioni del progetto avete già questo valore impostato. Naturalmente lo potete cambiare, io non ve lo consiglio chiaramente, ma quello che mi interessa invece sottolineare è che all'interno del progetto, chi ha partecipato al primo incontro si ricorda che noi creiamo un progetto all'interno di DaVinci, bene, deve sapere che lo spazio colore che viene definito all'interno del progetto di DaVinci poi è quello che condizionerà tutte le timeline presenti. Le timeline sono un insieme di clip, quindi possono essere identificate come delle sequenze. Dunque, se stiamo facendo il nostro filmato e quindi abbiamo delle riprese al mare, al tramonto, poi passiamo in montagna, poi siamo in auto e poi siamo in un appartamento chiuso, eccetera, voi dovete sapere che lo spazio colore, cioè il modo attraverso cui i colori vengono trasmessi, sarà lo stesso per tutte le timeline all'interno dello stesso progetto. Allora, io vi dico appunto che esiste questa impostazione, non toccatela, i più esperti potranno naturalmente stabilire i valori che interessano loro. Allora, quindi dobbiamo comprendere su questa base che
nel momento in cui noi creiamo la nostra storia, non abbiamo dei risultati uniformi e non possiamo aspettarci che il nostro filmato sia visto e percepito nello stesso modo in qualsiasi situazione. Perché, come potete vedere da questa immagine, noi possiamo trasmettere il filmato attraverso sistemi di videoproiezioni differenti, possiamo vederlo anche attraverso smartphone e tablet, televisori, proiettori molto sofisticati per grandi sale, comprese le sale cinematografiche, e il risultato non sarà lo stesso. Perché? Perché ogni sistema ha il suo modo di rappresentare questo spazio colore che, seppur sta all'interno di valori determinati, non sarà però rappresentato nello stesso modo dai diversi dispositivi. Questa è una cosa che noi dobbiamo tenere conto. Che cosa possiamo fare? Possiamo avvicinarci il più possibile però a una visualizzazione che sia il più uniforme e quindi sia colta dagli spettatori in modo più o meno analogo a seconda del dispositivo che possono utilizzare in quel momento. Vi sarà più chiaro quello che vi ho spiegato attraverso questa grafica. Ecco, se voi osservate questa prima immagine, questa è una ruota dei colori, li rappresenta tutti in sostanza. Però intanto cominciate col vedere che l'occhio umano coglie solo questa area all'interno dello spazio colore globale. La pellicola fotografica ne coglie ancora uno spazio minore. Un monitor RGB coglie ancora uno spazio inferiore. Gli inchiostri di stampa in quadricromia colgono questo spazio. Quindi voi vedete che l'occhio umano percepisce già una piccola area di colori rispetto alla totalità, e i dispositivi di trasmissione ancora di meno. Queste due grafiche rappresentano lo spazio colore dell'occhio umano, che è questo, un po' curvo, che tende verso sinistra e che sarebbe lo stesso che voi vedete qui all'interno della ruota, confrontato con diversi sistemi di visualizzazione che alcuni di voi possono anche conoscere, per esempio l'Adobe RGB, oppure, ecco, per esempio parlavamo del REC 709 come uno standard. Il REC 709 ha questo tratteggio, quindi vedete che, pur essendo giudicato di alta qualità, prende una piccola parte rispetto a quello che vede l'occhio umano. Il REC 2020 riesce ad ampliare molto l'area, è uno standard che sarà disponibile tra un paio d'anni e comincerà a essere diffuso sui nuovi sistemi televisivi, di videoproiezione, eccetera. Prende, come vedete, un'area molto più ampia rispetto al REC 709, però siamo sempre all'interno di una parte di ciò che coglie l'occhio umano e che a sua volta è una parte di quello che la realtà ci presenta. Quindi vedete che quando noi diciamo che bella colorazione, che bella rappresentazione questa immagine, eccetera, stiamo parlando proprio di un aspetto, un piccolo aspetto rispetto a tutta la realtà. E ciò nonostante, questo piccolo aspetto ci appare anche rilevante. Guardate, per esempio, la differenza che può esserci con un monitor tradizionale e un monitor che visualizza invece il sistema in HDR. Un'ultima cosa di cui vi voglio parlare come premessa a questo discorso è un rapporto tra il paesaggio visivo e il paesaggio sonoro. Ne avevo già accennato a un webinar precedente, ma voi intanto dovete sapere che l'orecchio è molto più preciso e definito rispetto all'occhio. Voi pensate che per riprodurre una fedeltà audio
noi abbiamo bisogno di campionare i suoni dell'ambiente circostante 30.000 volte al secondo, 30.000 volte ogni secondo. Fate conto che questo sia un secondo, quindi quante volte l'orecchio deve poter campionare gli elementi sonori per poter avere una buona qualità. L'occhio, per l'occhio umano invece, sono sufficienti 24 fotogrammi al secondo, che rapportati ai 30.000 audio non si vedono neanche su questa scala. Eppure noi con 24 fotogrammi al secondo, che praticamente è lo standard cinematografico, noi abbiamo un'ottima rappresentazione delle immagini del movimento. Dunque, vedete che c'è una grossa differenza tra quello che coglie l'occhio rispetto all'orecchio. Questo significa che noi possiamo lavorare molto naturalmente sulla color correction, possiamo lavorare molto sulle immagini, ma non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che la qualità dell'audio è ciò poi che rende la storia leggibile. L'occhio può accettare un'immagine degradata, un'immagine non perfetta, ma non può accettare un audio degradato. Una storia che si presenta visivamente con dei problemi, ma è sostenuta da un ottimo audio, è una storia che si può seguire. Il contrario invece no. E questo per questo motivo, per cui attenzione a non concentrare tutta la vostra attenzione sulla correzione colore, sull'aspetto dell'immagine che, per quanto importante, però ha sempre dei limiti. Quando parliamo di color correction, quindi lavorare per migliorare, risolvere dei problemi sulle immagini che abbiamo registrato, dobbiamo considerare quali sono le fonti della nostra registrazione. Le vostre fonti saranno queste: il filmato è generalmente registrato dal vostro smartphone, dalla vostra fotocamera, dalla vostra videocamera, con dei formati che sono dei formati standard molto comuni e diffusi, tra cui per esempio il formato MOVE. Però dobbiamo tenere conto che invece, diciamo, se si lavora a un livello più professionale, i formati poi sono diversi. Vi ho parlato prima all'inizio del LOG, c'è anche il RAW. Questi formati sono molto particolari, noi non ce ne occupiamo all'interno di questo webinar ovviamente, però ci presentano quella tipologia di immagini che vi ho mostrato prima, cioè queste immagini piatte che poi devono essere sviluppate in sede di post-produzione. Noi ci occupiamo di questo. Nel caso in cui vi capitasse di avere a che fare con delle immagini, dei clip registrati in RAW o LOG, qui trovate dei suggerimenti sulle operazioni che dovete fare. DaVinci contiene, per esempio, un ambiente che consente di sviluppare il formato RAW, che si chiama Camera RAW. E qui partite appunto da queste cose, dal bilanciamento del bianco e così via. Se vi capitano invece delle registrazioni in LOG, allora create un LOG, scegliete il LUT da applicare, poi vi faccio vedere così rapidamente due cosette, e poi potete continuare con le color wheels, eccetera. Invece quello che noi interessa è questo. Quindi noi utilizzeremo un ambiente che sono le ruote di colori per applicare una serie di operazioni per migliorare quello che vediamo all'interno del nostro clip. Dunque, che cosa sono le color wheels? Allora, le color wheels sono le ruote di colore, e queste ruote di colore rappresentano uno dei modi attraverso i quali DaVinci vi consente di operare sui colori e sull'equilibrio di questi colori, sul bilanciamento del bianco e così via. Le ruote di colore, osservate qui, si chiamano appunto color wheels e presentano diverse schede.
La scheda principale che noi utilizzeremo nel nostro esercizio è quella delle primary wheels. Che cosa sono le primary wheels? Sono quattro ruote di colore che rappresentano il lift. Il lift vuol dire che con il lift noi mettiamo a punto i neri, i toni scuri, il gamma mettiamo a punto i toni medi, le ombre, e il gain mettiamo a posto le alte luci, e poi l'offset e riequilibriamo il rapporto tra i colori all'interno del clip. Queste quattro ruote si ripresentano anche nelle altre schede. In una si ripresentano addirittura sotto forma di barre, però questa terminologia, più o meno, con delle piccole varianti, voi la ritroverete spesso. E dovete appunto sapere che questi termini si riferiscono a queste specifiche operazioni che possiamo fare all'interno del clip, quindi operare sui toni scuri, poi su quelli medi, sulle alte luci, quindi i colori più illuminati, e poi possiamo riequilibrare tutto con l'offset. Ci sono alcuni termini che bisogna che anche questa sera voi apprendiate, sono cose molto semplici. Per esempio questa ruota si chiama master wheel, il master, la ruota che viene posta sotto, è una ghiera in realtà che viene posta sotto ogni ruota, mentre voi notate che qui abbiamo un puntino, questo puntino lo possiamo acchiappare e spostare in varie direzioni. Ecco, questo puntino è un indicatore, indicator slightly, e questo indicatore ci serve perché possiamo aumentare o diminuire determinate tonalità, o diciamo così attribuire a determinate tonalità dei particolari valori all'interno del nostro clip. Poi osservate anche questa crocetta che si ripete anche qui, la troviamo nel gain e nel lift. Questo è il peak, il contagocce. Con questo contagocce noi possiamo fare delle operazioni. Abbiamo un contagocce anche qui, perché sotto queste ruote compare questa striscia. Che cos'è questa striscia? Questa striscia sono i control strip, si chiama proprio così, control strip, ed è suddivisa in due pagine. Con i control strip noi possiamo praticare un bilanciamento del bianco automatico attraverso questa A, oppure attraverso queste gocce, e poi possiamo anche modificare una serie di parametri semplicemente agendo con il mouse su questi valori. Per esempio sat significa saturazione, contrast significa contrasto. A pagina 2 noi abbiamo anche la temperatura e quindi possiamo agire per il famoso bilanciamento del bianco, che poi è la prima operazione che dovremmo fare. Allora, noi adesso utilizziamo queste ruote di colore per il nostro esercizio. Mentre opereremo, dovremo aprire anche dei sistemi di visualizzazione grafici che sono rappresentati dagli scope. Gli scope possono avere varie funzioni e hanno diverse modalità di rappresentazione. Quella che a noi interessa più di tutti si chiama Parade. La parade ci rappresenta i colori, i canali RGB, cioè il rosso, il verde e il blu, dalla cui composizione poi nascono tutti gli altri colori. Ci rappresenta il verde, il rosso, il blu, ciascun canale come viene disposto il colore in rapporto all'immagine, al clip che noi stiamo elaborando. Per esempio, questa parade rappresenta questa immagine. Il canale rosso rappresenta proprio la tendenza del colore rosso a essere
molto presente, vedete questi sono dei valori alti, o meno presente, questi sono dei valori più bassi. Fate conto che ai valori più bassi abbiamo il nero e ai valori più alti abbiamo le luci, quindi il colore più chiaro. Allora voi vedete che per esempio il rosso in questo caso è molto illuminato perché siamo proprio al centro dell'immagine. Qui invece è molto presente, è molto densa questa immagine, così abbiamo anche il verde. Vedete che si ripropone il verde, la tendenza del verde a essere particolarmente illuminato, perché stiamo parlando di questa zona dell'immagine che è una zona sovraesposta, molto chiara, e così allo stesso modo il blu. Quindi abbiamo una zona sovraesposta nella quale gli scope ci mostrano tre tendenze uguali sia per il rosso che per il verde e per il blu. Questo è molto corretto. Che cosa dobbiamo tenere conto di questa parade? Dobbiamo tenere conto del fatto che i valori più alti rappresentano la luminosità, mentre i valori più bassi rappresentano il nero. E un colore, per essere ben rappresentato in linea di massima, perché ovviamente ci sono molteplici eccezioni, ma in linea di massima dovrebbe collocarsi fra questi valori di luminosità e questi valori di nero, non dovrebbe superarli e non dovrebbe neanche essere troppo sotto questi valori, cioè scendere molto, perché avremmo dei colori piuttosto slavati, cioè tendenti al grigio. Quindi grazie a questa grafica noi possiamo controllare quali sono gli effetti delle operazioni che intraprendiamo nel nostro film. C'è un altro sistema di rilevazione che ci interessa, che è il vettoroscopio. Il vettoroscopio, però noi non lo utilizzeremo questa sera, ma ve lo illustro, ci mostra come viene disposto il colore quando abbiamo a che fare con la pelle umana. È molto importante perché, ecco, questa è una delle cose di cui lo spettatore poi si rende immediatamente conto, che la pelle umana, per esempio, non so, è eccessivamente luminosa, è sbagliata la colorazione. Questa linea tratteggiata rappresenta l'asse lungo il quale il colore della pelle umana deve essere distribuito, che sarebbe poi questo. Quindi qui ci siamo, perché questo valore è collocato lungo questo asse e quindi è correttamente disposto. Se fosse invece spostato o sulla destra o sulla sinistra, il suo valore non sarebbe corretto. Quindi il vettoroscopio ci serve per tante cose, una delle quali è il controllo della colorazione della pelle umana. Bene, adesso noi facciamo il nostro esercizio. Partiamo, per fare il nostro esercizio, partiamo da questo, che poi è il clip che vi ho inserito all'interno della board e che voi potete inserire in una timeline, aprirlo all'interno di una timeline e svolgere le operazioni che adesso cerchiamo di fare insieme, in modo da capire come funziona questo meccanismo che, ripeto, può sembrare un po' complesso e naturalmente dotato anche di una sua terminologia precisa, ma che in realtà vi darà delle sorprese interessanti ed è divertente anche da applicare, non così complicato come a prima vista può sembrare. Dunque, abbiamo aperto all'interno di DaVinci che cosa? Abbiamo aperto l'ambiente di color. Stiamo facendo delle operazioni di correzione primaria del colore in questo clip. Se passiamo all'ambiente di edit, possiamo vedere come ho disposto e come voi stessi potrete lavorare, perché avrete su una traccia
l'esercizio, cioè il clip così come si presenta, e poi potete collocare più avanti su un'altra traccia il clip come dovrebbe diventare, secondo ovviamente non solo un concetto di correttezza, di equilibrio dei colori, ma anche secondo un nostro gusto personale, quindi un nostro stile. Allora, questo è il risultato finale e questo è il punto di partenza. Per fare i vostri esperimenti fate sempre così: prendete il clip di partenza, poi lo duplicate e poi lavorate sul duplicato in modo tale da non dover poi tornare indietro e cancellare i risultati per poi continuare a lavorare con altre impostazioni. E naturalmente potete anche poi duplicare nuovamente il clip e quindi fare diverse prove, poi così le potete anche confrontare. Allora siamo, vi dicevo, all'interno dell'ambiente di Edit, che è questo. Adesso dobbiamo passare nell'ambiente di Color, quindi facciamo un clic qui. Non dobbiamo prendere ovviamente il clip che voi non avete, il clip con il nostro risultato finale, dobbiamo invece lavorare su questo. L'ambiente di Color si presenta in questo modo. Lo vedete, abbiamo un viewer qui dove noi vediamo quello che stiamo facendo e poi qui c'è una cosa curiosa che si chiama nodo, che su quale poi noi lavoreremo questa sera e vi darò alcune informazioni. Poi qui sotto abbiamo le famose color wheels, quelle che con le primary, quelle che abbiamo visto prima e di cui vi ho parlato, vedete, con le ruote, poi abbiamo la nostra ghiera, il master, abbiamo tutti gli elementi qua all'interno. Dove si prendono le color wheels? Le color wheels si prendono da qui, da questa sezione, da questa icona che ci apre una sezione. Abbiamo parlato prima anche di Camera Raw, eccola qua, questa è la sezione Camera Raw e questa è la sezione Color Wheels. Abbiamo altri modi anche di agire sul colore, vedete qua ci sono le curve, qua abbiamo un qualifier che ci consente di prendere dei colori, misurarli, allargare una selezione di colore, creare delle maschere. Abbiamo le Power Windows che ci consentono di creare delle maschere, cioè è un'applicazione molto complessa che ci permette di fare tante cose. Ma noi adesso ci concentriamo sulle color wheels, in particolare sulle primary. Che cosa dobbiamo fare? Prestate attenzione, seguitemi passo passo. Prima di tutto noi dobbiamo cercare di sistemare il bilanciamento del bianco. Perché? Perché questa immagine, vedete, è un po' come quella che abbiamo visto all'inizio di In Matrix e che si presenta un po' slavata, manca di contrasto e non si capisce bene quali siano i punti bianchi e i punti neri. Il bianco qui appare un po' grigio in realtà. Vedete? E così anche il nero non è ben definito. Dunque, la prima cosa che facciamo normalmente quando cominciamo una color correction primaria, quindi cominciamo a mettere a posto il nostro clip, è proprio quella di bilanciare il bianco. Abbiamo un sacco di modi per bilanciare il bianco. Io ve ne voglio spiegare uno semplice che vi consente di lavorare subito. Però voi dovete sapere che con DaVinci possiamo ottenere lo stesso risultato attraverso una molteplicità veramente varia di operazioni e di strumenti. Ma noi vogliamo invece che che sia più marcato il bilanciamento, in modo che l'immagine abbia una sua forza espressiva maggiore. Quindi provate con anche altri clip a utilizzare il bilanciamento del bianco automatico oppure utilizzando questa pompetta che
è il contagocce che ci consente di determinare qual è il punto di bianco nell'immagine. Non so se avete osservato che cosa succede negli scope parade. Guardate quali sono i problemi che presenta questa immagine. Lo vediamo proprio attraverso questa grafica. Notiamo intanto che i colori tra i canali sono bassi, non si distendono fino ad avere una luminosità più ampia. Quindi questo determina proprio il fatto che l'immagine è un po' grigia, è un po' piatta. Allo stesso tempo, se voi guardate i valori che sono collocati più in basso, noterete che i tre canali non sono ben distesi lungo lo zero, che sarebbe la linea dei neri. Cioè, detto in altri termini, abbiamo un'immagine che non è molto illuminata, non presenta un grande contrasto perché questi valori non si estendono lungo questa linea, e i neri non sono appunto così neri. Ecco il problema che dobbiamo correggere. Se guardiamo l'immagine che poi risulta alla fine della nostra lavorazione, e che sarà questa, vedete come in questo clip, opportunamente regolato, i tre canali sono disposti in modo molto più disteso, quindi si va verso delle luci e i neri, in particolare il blu, perché ci abbiamo lavorato un po', rappresenta un punto di nero migliore rispetto all'immagine di partenza. Rimaniamo sempre quindi nelle control strip e cominciamo a lavorare con i nostri valori per determinare un bilanciamento del bianco più accettabile. Abbiamo provato degli automatismi, abbiamo provato anche con il contagocce, ma vediamo manualmente come si può fare. Quindi passiamo alla pagina 2. Alla pagina 2 noi abbiamo un valore che è quello della temperatura. Proviamo a spostare la temperatura verso valori di sinistra. E poi la spostiamo verso valori di destra. Che cosa succede nell'immagine? Vedete come cambia? A sinistra andiamo verso valori più freddi, come sto facendo adesso, e a destra andiamo verso colori più caldi. Qui noi possiamo aprire un piccolo discorso, che è questo. Quando stabiliamo la temperatura del colore, questa temperatura ha solo due direzioni. Una direzione verso il blu, che è quella verso sinistra, con i valori negativi. Vedete, adesso siamo per esempio a meno 280, possiamo portarla anche fino a 700. E l'immagine che cosa ha acquisito? Ha acquisito, andando verso le tonalità blu, delle caratteristiche più fredde. Se invece noi ci spostiamo verso il giallo, abbiamo un'immagine che presenta delle caratteristiche più calde. Che cosa è giusto e che cosa è sbagliato? Beh, diciamo che in questo campo non c'è niente di giusto e niente di sbagliato, perché se io voglio trasmettere all'interno della mia storia una sensazione di calore, allora cercherò, magari non in modo così esagerato, di attribuire all'immagine, al clip, un calore maggiore, che per esempio potrebbe essere questo. Se invece desidero mostrare dei valori più freddi, naturalmente sposterò la temperatura verso sinistra. Quindi vi ricordate questo? Siamo all'interno della control strip e attraverso la temperatura stiamo cercando di attribuire dei valori all'immagine che vadano più, in questo caso, in un senso di freddezza. Perché? Perché ci interessa, in questo caso, togliere delle dominanti di colori qui all'interno, che sono già presenti, sono verso i marroni, abbiamo tanti marroni
qui all'interno, ne vogliamo togliere un po' in questo modo e quindi vogliamo spostare l'immagine più verso blu, ma poi vogliamo dare una sensazione più distaccata, più oggettiva, cioè vogliamo che il soggetto osservi questa immagine e come un paesaggio naturale proprio da guardare e non come qualche cosa nei confronti dei quali esprimere un sentimento e quindi non così. Ecco, non vogliamo un'immagine che tenda verso questo risultato. Quindi lasciamo il valore intorno a 700. Se voi fate un clic su Temp e digitate 700 e poi battete il tasto Enter, vedete che questa casella prende questo valore. Adesso diamo un'occhiata a quest'altra casella che ci serve per contribuire al bilanciamento del bianco, che è la casella Tint, cioè proprio il colore dominante. Noi la possiamo utilizzare questa casella quando, per esempio, all'interno del nostro clip abbiamo un colore dominante, un colore che prende un po' il posto di tutti gli altri. In questo caso vi ho già detto che vedete che i marroni, quindi i toni gialli, arancioni, così sono molto presenti. Noi li vogliamo togliere qualcuno, quindi anche qui andremo verso una colorazione un po' più fredda, quindi porto l'immagine verso sinistra, perché se la sposto verso destra l'immagine si carica di una coloratura più rossa, vengono accentuati i rossi, la porto più verso destra e sto intorno a un valore, intorno a così 10, 12, una cosa di questo genere. Vi chiedo sempre di osservare che cosa succede negli scope, come la grafica ci rappresenta queste variazioni. Proviamo a rifarle e vediamo come proprio si muovono. Proviamo a rifarle con valori estremi. Vedete come si muovono? Se noi spostiamo la tinta verso destra, cioè verso sinistra, si illuminano di più i colori verdi, vengono accentuati. Se spostiamo verso destra, vedete i rossi come invece diventano predominanti. Lasciamo un valore di intorno ai 12 in questo caso. Lo stesso avviene con la temperatura. Guardate cosa succede negli scope se agisco sulla temperatura. Quindi io la sposto ancora di più verso sinistra, il che vuol dire che andiamo verso toni freddi, verso i blu, ed effettivamente notate che il blu si distende e logicamente gli altri canali di colore invece subiscono la pressione del blu e quindi si comportano diversamente, cioè perdono di consistenza. Se operiamo invece al contrario, quindi aumentiamo i valori, ecco che il rosso, stiamo andando verso il giallo e il rosso, lo vediamo anche come l'immagine stessa tende al rosso, ma il rosso qui proprio negli scope assume proprio una presenza molto spiccata. Noi per quanto possibile dobbiamo ricercare un equilibrio all'interno di questi canali. Allora lasciamo così per il momento questi valori. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di così pulire un po' l'immagine dal clip e da queste caratteristiche di essere un po' troppo tendente verso il giallo e il marrone, però non abbiamo ottenuto un grande risultato. Perché? Beh, perché fondamentalmente non abbiamo ancora trovato il vero bianco e il vero nero e quindi questa immagine non ci appare proprio contrastata come deve essere. Non possiamo vedere un film che presenta un clip di questo genere. Perché non lo possiamo fare? Perché un film dura sullo schermo, quindi se noi avessimo inquadrato una scena che è ambientata in questo lago che dura molti secondi, costringeremmo lo spettatore a vedere per molti secondi questa immagine con i colori così come sono disposti. Se stessimo sfogliando un album fotografico, forse avremmo meno problemi perché sfogliamo le pagine
e ci soffermiamo meno su quello che ci interessa e quindi passiamo a vedere altre fotografie. Ma qui vi ricordo che, benché il discorso sia analogo a quello della fotografia, in realtà stiamo parlando di immagini in movimento, di una successione di fotogrammi che ci mostrano una storia. Quindi non possiamo costringere lo spettatore a vedere qualche cosa che nello schermo ci appare come meno bello, meno importante, meno interessante, addirittura rispetto a quello che appare in natura. Non sto parlando di migliorare addirittura la natura stessa, sto semplicemente parlando di mettere a posto questo clip. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare i punti di nero e i punti di bianco. Quindi vi ripeto le operazioni. La prima è quella che ci ha portato sulla temperatura e poi la tinta per aggiustarlo un po'. Adesso però il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare. Come facciamo a individuare il punto più nero all'interno di questa immagine e soprattutto quale ruota, quale strumento utilizziamo? Allora, qui ci viene incontro il pic, che è questo. Ve lo ricordate? Ve ne ho parlato prima. Il pic è questo strumento che ci consente di determinare, di scegliere all'interno del clip il punto nero, perché siamo nel lift, che è quello che organizza le parti scure, i neri dell'immagine. Quindi facciamo clic sul pic e poi lo spostiamo e cerchiamo all'interno di questa immagine, cerchiamo il nostro punto nero. Vedete che appaiono anche i valori, e devono essere dei valori vicini allo zero, naturalmente, e soprattutto, anche se non sono vicini allo zero, devono essere simili. Per esempio 14, 15, 16 sono dei valori molto simili, abbastanza vicini allo zero. Vediamo se c'è qualche cosa d'altro, magari qui in questo punto anche, no, però saliamo già come valore, vediamo l'ombra di quest'auto, siamo a 6, 11, i valori sono bassi, però tra di loro non sono molto simili. Vediamo qui, no, direi che forse possiamo ritornare a, ecco, cerchiamo qui per esempio 11, 13, 12, facciamo clic, vediamo che cosa succede. Guardate la differenza, abbiamo già ottenuto un risultato migliore. Lo vedete che abbiamo ottenuto un risultato migliore. Questo è il risultato di partenza e questo è quello che noi abbiamo ottenuto. Come si fa a vedere queste differenze, cioè tornare alla visualizzazione precedente, il punto di partenza e poi vedere il risultato con le operazioni che abbiamo compiuto? Ecco, per farlo noi dobbiamo premere sulla tastiera i tasti Command D, quindi il tasto Command e la lettera D per chi ha Macintosh, e invece il tasto CTRL e la lettera D per chi ha Windows. Se premiamo CTRL D, noi attiviamo e disattiviamo quello che abbiamo fatto. Dove lo attiviamo e lo disattiviamo? Lo attiviamo e lo disattiviamo all'interno del nodo. Il nodo è questo. Vedete che qui abbiamo un piccolo oggetto di fianco al clip, si chiama nodo, e questo nodo ci dice, se passiamo su con il mouse, che stiamo facendo un bilanciamento del colore attraverso le primary, stiamo bilanciando appunto i colori attraverso le primary, e questa è la caratteristica principale di questo nodo. Possiamo avere tanti nodi sui quali svolgere diverse operazioni. Noi li attiviamo e li disattiviamo, quindi vediamo il risultato e ritorniamo al punto di partenza premendo appunto i tasti Command D. Command D.
Adesso però abbiamo stabilito il punto di nero, l'immagine è diventata un po' scuretta anche in certi punti, ma non abbiamo risolto la questione del bianco, perché qua grandi bianchi non ne vediamo. Il bianco però lo possiamo prelevare dalla ruota gain, sempre dal peak. Vedete tra l'altro che questo peak ha un puntino bianco e questo ha un puntino nero. Facciamo la stessa operazione, quindi prendiamo questo peak e cerchiamo nell'immagine un punto bianco. Un punto bianco che abbia delle caratteristiche abbastanza ecco, io ho puntato questa casa, vediamo se può funzionare, facciamo delle prove, proviamo con a posizionarci su questa casa e vediamo che cosa succede. Ecco che l'immagine si è illuminata, abbiamo dei bianchi, abbiamo dei neri e quindi abbiamo un'immagine molto più contrastata. Vediamo con Command D qual è la differenza rispetto a prima. Questa è l'immagine iniziale, questa e questo è il risultato finale, iniziale e finale. Però possiamo annullare quest'ultima operazione, Command Z, per vedere che cosa succede prelevando il bianco invece in un altro punto. Facciamo delle prove fino a trovare il risultato che ci interessa. Devo riprendere il peak e poi qui è eccessivo. Perché? Perché qui abbiamo preso un colore che non è proprio bianco, mentre le pareti di questa casa ovviamente sì. Quindi CTRL Z, riprendiamo il peak del bianco e proviamo in un altro punto. Per esempio qui c'è una tettoia bianca. Ecco che questa immagine si fa più interessante. E quindi noi praticamente stabiliamo i valori attraverso questi due sistemi all'interno del lift e del gain che ci consentono di stabilire qual è il punto nero e qual è il punto bianco. Ritorniamo però alla soluzione di prima che mi piaceva di più e che è questa. La possiamo poi ritoccare con la ruota master, ve la ricordate questa ghiera? Qui sotto stiamo lavorando nel gain e quindi possiamo spostare un po' la ruota per vedere di abbassare un po' la luminosità, per esempio generale, dell'immagine. Perfetto. E intanto guardiamo gli scope come si sono spostati. Vedete come si sono spostati gli scope? Però abbiamo un problema, che il rosso è abbastanza distribuito, il verde anche, il blu un po' meno. Il blu un po' meno e dobbiamo cercare di ottenere più un risultato di questo genere. Vedete che, non so se poi dai vostri monitor con la trasmissione in diretta così si possono cogliere queste differenze che sono minime, però l'occhio le vede bene l'occhio. Osservate. Vedete le differenze? Allora, vediamo che cosa succede se noi prendiamo invece dal lift, operiamo con questo questo pallino che sarebbe l'indicatore con il quale noi possiamo riequilibrare i colori. Osservate che cosa succede quando sposto per esempio questo indicatore lungo l'asse dei blu, verso i blu. Vedete cosa succede? Il canale di blu si alza, però se si alza questo canale di blu va verso un punto più luminoso e perde ovviamente i neri perché si distacca dallo zero. Allora cosa devo fare? Lo devo spostare sì verso blu, ma anche abbassare un po', quindi verso blu, così,
ma lasciandolo, sono variazioni molto piccole, non dobbiamo operare cambiando i valori moltissimo, qui basta uno 0,1 verso blu in modo da non distaccarsi troppo e per ottenere dei miglioramenti significativi. Poi che cos'altro possiamo fare? Possiamo vedere, per esempio, con la ruota gamma, possiamo vedere se siamo interessati a illuminare un po' le parti che sono in ombra. Vediamo che cosa succede quando io ruoto verso sinistra o quando ruoto verso destra. E guardate anche il parade come va. Se io ruoto verso destra, vedete che i tre canali si alzano, si staccano dal valore 0, che è il valore del nero, e infatti l'immagine diventa più chiara e i neri tendono a sparire. Se invece io ruoto il master dall'altra parte, che cosa ottengo? Che i colori si abbassano, osservate, si abbassano, i canali tendono verso lo 0 e l'immagine appare, ecco, con una presenza di neri maggiore, che è molto più interessante da questo punto di vista rispetto a prima. Però non vogliamo esagerare, troviamo una soluzione intermedia con dei valori, ecco, accettabili, che sono questi. Poi posso agire di nuovo sul lift per abbassare un po' il nero, ecco, e poi sul gain per riportarli un po'. Quindi vedete, devo usare proprio queste ruote tenendo sempre sotto controllo la nostra rappresentazione grafica per vedere che i valori siano effettivamente spostati lungo questo asse tra il valore 0 e 1023, cioè tra il nero e il bianco. Se valuto che nell'insieme questa immagine sia corretta dal punto di vista della cromaticità, ma che i valori siano eccessivamente spostati sul nero o sul bianco, cioè non ci sia un equilibrio, pur avendo stabilito i punti di nero e di bianco, che cosa faccio? Posso utilizzare la ruota dell'offset, che è una ruota che è in grado di riequilibrare questi valori. Guardate come opera. Io prendo in questo caso il master, la ghiera qui sotto, la giro verso sinistra e ovviamente vado verso i neri, quindi tutti i canali si abbassano, altrimenti li sposto un po' verso i bianchi, ecco, quindi le luci. Quindi posso fare un'operazione leggera, lieve, per fare in modo che la distribuzione di questi canali all'interno dell'area che va tra 1000, tra 0 e 23, come dire, sia più equilibrata, cioè non sia spostata troppo verso il basso o troppo verso l'alto. Questa operazione la faccio con l'offset, eccolo qua, offset. Quindi io farei una cosa così. Se poi torno a lavorare sul lift e abbasso ancora il lift, distendo ancora di più l'immagine, ho, vedete, addirittura un contrasto eccessivo in questo caso. Lo riporto un po' su fino a trovare dei valori. Dunque, che cosa abbiamo fatto in sostanza? Abbiamo combinato due cose. Abbiamo combinato un risultato che vuole essere quello di un valore diciamo corretto, tenendo conto la rappresentazione grafica dei tre canali, quindi che stie siano ben distribuite, siano all'interno di valori corretti, ma l'abbiamo combinato con un nostro gusto. Questo è il gusto che noi vogliamo dare a questa immagine. Naturalmente ci dobbiamo lavorare un po' su, magari togliamo qui un po' di grigi, insomma dobbiamo fare ancora qualcosa, ma queste operazioni richiedono ovviamente tempo e non vogliamo portarla avanti eccessivamente lungo questo webinar, perché quello che mi interessa è farvi capire come funzionano le ruote. In questo caso le ruote abbiamo usato le primary wheel. E vediamo invece il risultato, l'immagine di partenza. Prendiamo il node di partenza e col tasto destro del mouse
lo resettiamo, ce lo portiamo ai valori iniziali, perché questo era il clip del nostro esercizio di partenza, e questo è quello che abbiamo ottenuto, questo è il risultato. Vedete, basta poco, non abbiamo fatto grandi discorsi, ma basta poco per ottenere un risultato migliore. E che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto di correggere, come dicevo prima, correggere e aggiungere anche un nostro stile. Naturalmente noi possiamo andare avanti, possiamo proseguire con le operazioni che possono richiedere a questo punto l'introduzione di quella che normalmente viene chiamata la color correction secondaria, che può riguardare delle parti di immagine. Questa però non è quella più adatta sulla quale lavorare per fare questo lavoro. Voi potete tenere questa, io invece voglio prendere, vediamo un po' dove l'ho messa. Vediamo un po'. Ecco il 10 qua, no? Del pure, sì. Ecco, osservate questo clip, che è curioso, perché io ho una immagine di partenza e un'immagine di arrivo. Che cosa cambia fra queste due? Lo vediamo qui, ecco, dall'edit. Abbiamo un risultato che è quello finale, che è questo, e poi abbiamo invece il punto di partenza, che è quest'altro. Sembrano molto simili questi due clip. In realtà c'è una differenza sul colore rosso del grembiule. Perché? Perché abbiamo notato che il colore rosso qui è un po' eccessivo. Poi c'è anche quest'altro rosso. Ecco, ci sono questi due grembiuli rossi che richiamano troppo l'attenzione all'interno di questo clip. Allora io ritorno all'ambiente di color perché voglio cambiare questa situazione. Questa è l'immagine di partenza e questa è l'immagine di arrivo. Ah, qui devo togliere. Ecco, questa è l'immagine di partenza e questa è l'immagine di arrivo. Qui lo vedete chiaramente che abbiamo tolto un po' di cromaticità, di saturazione all'immagine, al colore rosso del grembiule, abbiamo tolto anche un po' di luminosità. Questa è quella che appunto viene chiamata la correzione del colore secondaria, perché riguarda solo delle parti di un clip. E guardate che cosa abbiamo fatto qua. Abbiamo il nodo, stiamo guardando la destra dello schermo, abbiamo un nodo di partenza, poi abbiamo creato un nodo seriale e poi abbiamo creato un altro nodo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto con questo secondo nodo, abbiamo creato, proviamo a disattivarlo, vediamo che succede, con questo secondo nodo abbiamo messo a posto il bilanciamento del bianco, mentre qui abbiamo isolato il colore e abbiamo applicato le variazioni che sono necessarie per renderlo meno invasivo. Vedete la differenza senza il nodo e con il nodo. E queste sono tutte le operazioni che abbiamo fatto. Se passiamo su col control del cursore del mouse, abbiamo visto quello che sono indicate tutte le operazioni che abbiamo effettuato. Allora proviamo a farle rapidamente, 5 minuti vi tengo, solo per illustrarvi la possibilità di operare con questa applicazione per effettuare questi cambiamenti. Quindi prendiamo il clip originale, il suo nodo, non ne ha altri, possiamo stabilire il bilanciamento del bianco come abbiamo fatto prima, quindi partiamo da lift e scegliamo una zona nera, poi prendiamo il gain
e scegliamo una zona particolarmente bianca, qui non abbiamo problemi, l'immagine grande, eccola qua, questo è bianco, e abbiamo stabilito un bilanciamento del bianco abbastanza corretto. Dominanti fondamentalmente non ce n'è, la riproduzione è una buona riproduzione, ma questo rosso non sta bene. Allora che cosa facciamo? Prendiamo questo nodo, che sarebbe il nodo principale, quello che poi è collegato al clip, e facciamo clic sul tasto destro del mouse per aggiungere, ecco, per aggiungere un nodo, add node, serial node. L'abbiamo creato qua, è un nodo che presenta le stesse, cioè lo stesso clip. Noi non possiamo lavorare su questo colore a livello generale, perché mi cambia tutto il sistema di colore all'interno del clip. E naturalmente, prima di tutto, non possiamo utilizzare le ruote. Dobbiamo, per esempio, usare, non lo so, una curva di colore. Prendiamo questa curva e scegliamo, per esempio, non lo so, la luminosità, anzi scegliamo colore su colore, quindi cerchiamo di cambiare il colore. Che cosa facciamo? Siamo nelle curve e utilizziamo il qualifier, quindi il contagocce che si presenta nel viewer, lo prendiamo qui, e per esempio decidiamo di selezionare il colore qui, il rosso, di questo grembiule. Vedete che ci appare subito un pallino che è collocato fra altri due. Anche questo è un indicator, cioè è un pallino indicatore tra questi due, perché voi dovete considerare che qui avete uno sviluppo rettangolare, ma è come se fossimo all'interno di una sfera, e quindi l'ultimo colore di sinistra coincide poi con il primo di destra, e quindi questi sono i due pallini, quelli pieni, che delimitano lo spazio del colore che noi abbiamo preso. Quindi se io tiro giù questo pallino, il colore tende a desaturarsi, però si desaturano, cambiano anche tutti i rossi che sono presenti all'interno del clip, vedete? Anche il suo cappello è diventato più arancione e così via. Eccolo qua, le etichette sono diventate arancione, cioè non funziona questo sistema. È interessante. È interessante se noi, non so, avessimo di fronte il blu del mare, un tramonto rosso, allora non andiamo tanto per i sottili, abbiamo fondamentalmente due colori dominanti, il blu e il rosso, e decidiamo di operare in questo modo. Lo possiamo fare. Però non è questo il modo di operare, quindi cambiamo, togliamo questo con questa rotellina, noi torniamo indietro, ripristiniamo i valori normali. Allora dobbiamo ragionare, che cosa possiamo fare? Beh, abbiamo uno strumento che si chiama, lo vedete qui, il qualifier, che è il nostro contagocce. È un contagocce che, a differenza di questo del viewer, che ci permette di fare delle operazioni alla svelta attraverso le curve, questo invece è proprio un ambiente, e quindi grazie a questo ambiente noi selezioniamo il nodo che abbiamo aggiunto, e con questo contagocce era settato male qui, nel range, nel pannello del range, prendiamo il nostro contagocce e scegliamo il rosso, ecco, un punto che è significativo. Però vedete che in realtà questo grembiule è composto da un canale che certamente è quello rosso, ma che presenta una varietà di cromaticità, luminanza, e quindi dobbiamo aggiungere altre parti della selezione. Come facciamo? Sempre nel range, qui in basso, vedete che c'è il contagocce con il più, e quindi
per esempio prendiamo delle parti un po' più scure, delle parti un po' più chiare, poi scendiamo qui, ecco, e quindi abbiamo selezionato i due grembiuli, il rosso qui e questo. E guardate che cosa sta succedendo nel nodo. Il nodo non rappresenta più l'insieme del clip, ma rappresenta solo questa parte selezionata. Allora, ragioniamo un secondo. È chiaro che a questo punto, se io torno, non lo so, alle color width, per esempio, alle primary, e faccio delle operazioni, queste operazioni saranno applicate solo a questo colore. E naturalmente non ci interessano le primary, ci interessano le curve. E allora, a questo punto abbiamo un clip che in realtà mostra solo il colore che abbiamo selezionato. Riproponiamo quindi con la nostra pompetta, scegliamo la curva colore versus colore, perché vogliamo cambiare proprio un po' la cromaticità. Prendiamo di nuovo la pompetta, ma questa volta del viewer, selezioniamo un punto qualsiasi e a questo punto siamo sicuri del fatto che le modifiche che faremo interferiranno solo sul colore che abbiamo, cioè sulla maschera che abbiamo creato. Non dobbiamo fare niente di straordinario, dobbiamo solo abbassare leggermente, ma sono pochissimi i punti, vedete, perché non dobbiamo fare un'operazione molto importante, dobbiamo solo spostare un po', ecco, verso una tonalità così anche un po' più scura. E poi vorrei togliere anche un po' di luminosità al colore, quindi sempre dalle curve scelgo U contro Lum, che sarebbe il colore contro la luminosità, e quindi praticamente agisco sulla luminosità del colore. Qui prendo un punto particolarmente luminoso, per esempio questo, e poi faccio così e tolgo un po' di luce al rosso. Vediamo qual è la differenza. Questo è prima e questo è dopo. Questo è prima e questo è dopo. Quindi il colore diventa intanto più definito e poi perde un po' di luce. Posso anche vedere operare sulla saturazione, in questo caso, quindi ho scelto un'altra curva e lo scurisco ancora un po', ecco che diventa più accettabile, intanto è più carino, certamente meno luminoso, cioè il rosso si vede di più, ci sono le sue ombre, è più definito, e quindi ecco che abbiamo operato anche in questo caso all'interno di una variazione di colore nel pannello color, abbiamo trovato una soluzione che fa al caso nostro. Adesso noi abbiamo finito, perché qui le cose da dire sarebbero tante. Per esempio, nell'ambiente del nostro contagocce, qui noi possiamo operare su tutta una serie di valori per aumentare, per diminuire la selezione, per renderla anche manualmente, possiamo svolgere diverse operazioni. Ecco, possiamo svolgere diverse operazioni che ci consentono di essere molto precisi all'interno di questo clip per creare una maschera sempre più precisa, in modo tale che nel caso in cui ci fossero altri colori simili, noi dovremmo avere la certezza di operare solo nello spazio appropriato, e quindi che non vengano modificati altri ambiti, e quindi di non rivoluzionare tutto il sistema. Poi naturalmente, siccome il clip è in movimento, questo signore si può spostare da una parte all'altra, quindi noi possiamo anche aggiungere delle maschere di movimento che seguano il corso
della vicenda e quindi seguono l'oggetto o la persona. Vede, è molto complesso, a livelli importanti possono volerci anche dei giorni per riuscire a mettere a posto delle piccole parti e poi riprodurle. Una cosa interessante, per arrivare verso la conclusione, sono due cose che vi voglio dire. Una è che una volta che noi abbiamo operato delle variazioni all'interno di un nodo, le possiamo anche semplicemente copiare nel classico sistema Ctrl-C e Ctrl-V e per applicarle ad altri clip che abbiamo nella timeline. Quindi se abbiamo girato delle scene con questi signori sempre all'aperto, a un certo punto abbiamo ottenuto il nostro risultato, allora semplicemente lo copiamo e lo incolliamo. Oppure possiamo anche, con il tasto destro del mouse, possiamo anche creare un nodo, cioè lo possiamo condividere, save as shared node, quindi lo salviamo e lo condividiamo, gli diamo un nome e questo nodo poi lo possiamo applicare ai clip che ci interessano e anche a timeline differenti perché viene condiviso all'interno del progetto. Dunque possiamo crearci tutta una serie di sistemi personali che poi possiamo applicare. La seconda cosa invece che vi voglio dire riguarda i LUT. I LUT sono quei sistemi di cui vi ho parlato prima che servono per mettere a posto una immagine in modo tale che abbia il suo stile e allo stesso tempo anche determinate caratteristiche. I LUT DaVinci ne offre diversi e poi noi possiamo caricare anche quelli che ci interessano. Per esempio possiamo caricare un LUT con il sistema Canon. Io filmo attraverso delle fotocamere Canon e quindi ho caricato dei LUT che rispettano i parametri del REC 709. Ecco. Allora, osservate le differenze. Con che tipo di ambientazione viene creata? Non sono dei filtri, non sono i filtri di Instagram, è una cosa molto più complessa che agisce proprio sui valori che io vi ho mostrato e quindi offre un bilanciamento, un equilibrio particolare che serve per riprodurre determinate caratteristiche, per esempio in questo caso di pellicola. No, sono tanti, sono diverse, li potete creare anche i vostri LUT e quindi creare tutto un sistema di colorazione, grading, in questo caso siamo entrati in questo ambito e poi li potete anche condividere con persone che lavorano con voi al vostro stesso progetto oppure potete creare uno stile che è uno stile comune ai vari progetti. Solo una informazione sulla color strip, che è questa striscia che abbiamo visto all'inizio. Allora, la color strip opera sull'insieme dell'immagine, quindi per esempio se io voglio desaturare l'immagine e passare a bianco e nero, farò così e ottengo un'immagine in bianco e nero che poi posso rielaborare, ovviamente. Altrimenti le ruote lavorano a un livello generale attraverso la ruota master, ma per il settore di cui si occupano, quindi per esempio l'illuminazione, il gain, lavora a livello generale, ma solo nel campo della illuminazione, vedete? Oppure la ruota master del lift lavora solo sui neri, quindi sulle zone scure. E poi il terzo livello di lavoro invece riguarda gli indicatori. Gli indicatori possono lavorare all'interno, in questo caso, dell'illuminazione, siamo nel gain, però secondo una cromaticità precisa, quindi le parti più illuminate verranno spostate, in questo caso, verso il giallo, verso il rosso o verso il blu. E quindi otteniamo anche così, per esempio, guardate in questo caso io sto portando un risultato, sto cercando un risultato che
porta la pelle a essere più neutra. E naturalmente però abbiamo anche degli effetti che riguardano tutte le zone che sono illuminate. Questo per dirvi che tutti i vostri esperimenti dovranno tenere conto di questo fatto. Dovranno tenere conto che, quindi, nel control strip lavorate a livello generale sull'immagine, quindi saturazione, potete anche determinare il contrasto, no? Aumentarlo o diminuirlo. Tenete sempre d'occhio le pareti, come funzionano. Però non lavorate invece sui singoli punti, come potete fare all'interno delle ruote. Le ruote si dividono in due sezioni, quella che vi consente di operare a livello generale per una certa tipologia, quindi i neri, i colori medi, le luci, eccetera, o di lavorare con l'indicatore sempre per questa tipologia, ma interessando solo un canale. Vedete, guardate che cosa succede nelle pareti. È chiaro però che ovviamente se io spingo su un canale tenderò ad abbassare gli altri, però il risultato diretto è quello che investe poi un canale preciso. Poi con queste rotelline noi ritorniamo sempre ai valori di partenza, quindi possiamo fare delle prove. Con le curve noi abbiamo visto come possiamo utilizzare le curve, le possiamo utilizzare con il contagocce e poi abbiamo visto che addirittura c'è un ambiente che ci consente di selezionare di più i colori e creare delle maschere più precise. Non abbiamo accennato un po' ai LUT, così, ma insomma poi ci sono tutta una serie di operazioni che si possono fare particolarmente interessanti e che magari affronteremo poi in altri webinar, oppure troverete poi all'interno del libro che sto scrivendo. È un tema che appunto non solo è complesso, ma è utilizzato poi a livello professionale. Quindi, però io penso, sono convinto di una cosa, che la diffusione di questi strumenti digitali, quindi sia di fotocamere, per esempio appunto magari anche delle mirrorless come le Canon, le Nikon, ce ne sono di tanti modelli, così, che non costano delle cifre esorbitanti, però già si può registrare in log, possono fare delle cose particolarmente interessanti. E poi la diffusione di applicazioni addirittura gratuite che però sono usate a livello professionale. DaVinci viene impiegato tranquillamente nelle case di produzione cinematografica per fare la correzione del colore nei film, insieme anche ovviamente ad altre applicazioni. Ma quindi la diffusione di questi strumenti mette veramente nelle mani di tutti delle potenzialità narrative che sono straordinarie. Io penso che a un livello, e questa è la sfida che vorrei portare avanti, che a un livello diciamo non particolarmente sofisticato, però possono veramente essere impiegate da tutti, anche insegnanti, studenti, per migliorare le loro storie, per capire anche come un film può essere costruito, quindi avere anche maggiori strumenti di analisi critica in questo campo. Quindi a questo punto io direi che possiamo chiudere questo webinar. Vi ringrazio per la partecipazione. Ciao a tutti, arrivederci e buonanotte.